Ha dato il massimo la squadra allenata da Mimmo Bellomo, la Don Bosco Partinico contro l'Olimpica Agragas nel recupero giocato mercoledì pomeriggio all'Esseneto, una partita disputata a viso aperto dai suoi giocatori, tanti giovani messi in campo che lo stesso allenatore ha voluto inserire nella sua squadra per dare vita al nuovo progetto. Bellomo allenò l'Agragas negli anni 2002-2003 e successivamente nel 2006-2007. Era visibilmente commosso al termine della partita, anche per aver ricalcato il campo di gioco dove lui aveva operato la sua opera, dove lui aveva prestato la sua opera. Bellomo ha anche avuto parole di stima e di affetto nei confronti della sua ex squadra e dei tifosi che la sostengono. Uscite in casa sconfitti. L'aritmetica giustamente oggi non ci è venuta incontro, dico però io volevo delle risposte dai ragazzi e abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo giocato alla pari, addirittura qualche cosina pure ci è stata un po' tolta perché penso che ci sono due o tre cosine che l'arbitro forse ha visto male, diciamo ha visto male. Comunque mi sono divertito, ho visto una bella partita, giocata vis-à-vis da ambo le squadre, senza tatticismi particolari, occasione da una parte e dall'altra. Ma ripeto, faccio un plauso intanto agli spettatori, anche se non giustamente moltissimi, però quelli che tengono ancora sempre in vita questa linfa vitale che è il calcio d'Agrigento. Io poi sono andato lì sotto la curva dei ragazzi perché c'è sempre un legame che è indissolubile, voi lo sapete, Agrigento io la porto nel cuore, è inutile stare qui a sindacare. E ho detto ai ragazzi che fa male, che in questi anni ci sono state un po' di disillusioni, fa male che non si riesce ad avere una costanza, non dico di rendimento calcistico, ma proprio di rendimento a livello societario. È peccato, perché Agrigento potrebbe benissimo stare senza patemi. E addirittura io dico, non è la mia una provocazione, oppure voglio fare il saccente, però io penso che Agrigento debba prendere una grande decisione. Finalmente costruire un progetto vero. Un progetto vero significa partire dai giovani, andare a prendere dei giovani 20, 24 e lavorarci, prendere un allenatore che lavora sui giovani, che gli dà un'idea precisa, perché Agrigento può stare nelle categorie alte con una propria identità, come hanno fatto altre squadre che oggi il loro vessillo garrisce in Serie A. Pensiamo a squadre che sono partite dal nulla e dico cos'ha meno Agrigento di Sassuolo o anche di un Chievo che è anche di altre squadre che sono in Serie B. Ci vuole costanza di rendimento e ci vogliono più fatti tranquilli, più, ecco, un'amministrazione, ma forse magari ancora più vicina, ecco, della città alla squadra, però oggi me ne vado veramente contento della prestazione e contento dell'affetto e del rispetto che ancora si nutre ad Agrigento per un uomo umile, semplice come Mimmo Bellomo. Grazie, vi voglio bene.